One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Ciao a tutti! Questa settimana abbiamo deciso di consigliarvi un po' di film di Natale, sia per chi ama questo periodo dell'anno, sia per chi mal lo sopporta e ha bisogno di sorridere. Come primo, pensate a una commedia romantica, struggente, appassionante, dolce, capace di far sognare in uno scenario prettamente natalizio. Che cosa vi viene in mente? Esatto, Love Actually. Un classicone dei film di Natale, che non si può fare a meno di riguardare ogni anno proprio in questo periodo. Sia per le storie coinvolgenti e alcune scene iconiche, sia perché siamo delle inguaribili romantiche o degli inguaribili romantici. Insomma, alla centesima visione ancora non ci ha stancato. Iniziamo col dire che è una pellicola dove alla regia c'è Richard Curtis, un maestro del genere, che nel suo palmarès di sceneggiatore vanta firme di Quattro matrimoni e un funerale, Notting Hill e Il diario di Bridget Jones, tanto per dirne qualcuno. Nel cast sono presenti eccellenze britanniche come Hugh Grant, Emma Thompson, Liam Neeson, Keira Knightley, Colin Firth e diversi caratteristi inglesi dalle facce molto note, e poi ancora Laura Linney e Billy Bob Thornton. Nel film si seguono le storie di alcune coppie che, complice il Natale, si fermano a riflettere sui loro sentimenti. Come già accennato, siamo a Londra, a 5 settimane dal Natale. La città si fa avvolgere dal clima di festa e in questo film viene ritratta in maniera tale che potremmo persino scambiarla per New York. La vicenda comincia con un musicista inglese alle prese con la cover in versione natalizia di Love Is All Around, una canzone del passato riarrangiata allo scopo di arrivare in vetta alle classifiche. E se questa cosa succederà entro Natale, promette di esibirsi nudo in televisione. Ci riuscirà? Entriamo poi nell'intreccio del matrimonio di Julia e Peter, a cui contribuisce Mark, il migliore amico dello sposo, con una sorpresa musicale durante la cerimonia. Mark però custodisce un terribile segreto: è innamorato della sposa. E in seguito arriverà a dichiararsi in una scena che è diventata il simbolo di questo film. Poi seguiamo le vicende di un primo ministro britannico con la faccia di Hugh Grant, scapolo d'oro, appena insediatosi a Downing Street, che si innamora di una ragazza del suo staff, che viene addirittura insediata dal presidente degli Stati Uniti. Episodio che contribuisce a un piccolo incidente diplomatico fra i rappresentanti delle due nazioni. E questa è Natalie, è nuova come lei. Ciao Natalie. Ciao David, voglio dire, signore. Oh cazzo, ma come mi è venuto in mente? Oh merda, ho detto cazzo due volte. Mi sono mortificata, signore. Non fa niente, non fa niente. Potevi dire fanculo e allora sì che me la sei presa. Grazie, signore. Avevo l'orrenda premonizione che avrei fatto una cazzata il primo giorno. Oh, porca troia. Bene, vado a prendere la mia roba e poi rimetteremo in sesto il paese. Sì, perché no? Conosciamo poi la sorella del premier, impegnata a prendersi cura della famiglia e dei suoi bambini, la quale, per puro caso, trova una collana nella tasca della giacca del marito, manager in un'agenzia di design. La donna inizialmente pensa sia un regalo destinato a lei, ma poi comprende che l'oggetto è indirizzato a un'altra donna. Molte altre storie sono comprese in questo viaggio nel sentimento, e di quelle appena accennate non vi abbiamo svelato il finale, che inevitabilmente avrà il suo culmine con l'arrivo del Natale. Il film ha incassato 246 milioni di dollari in tutto il mondo, ha ricevuto diverse nomination in vari concorsi cinematografici, ma soprattutto è diventato uno standard del cinema natalizio, che raccoglie audience altissime a ogni riproposizione. Love Actually è disponibile su Prime Video. Fazzoletti 4 su 5. Un film da vedere anche per le brevi ma significative partecipazioni di Rowan Atkinson, Mr. Bean, e Claudia Schiffer. Buona visione e buon divertimento!